Buon pomeriggio, bentrovati per l'edizione delle 15 del nostro telegiornale. Anche oggi tante notizie da seguire insieme, soprattutto il piacere di poter conversare nella parte conclusiva di questo telegiornale con un ospite che vi presento subito. È in primo luogo un'amica, è Stefania Rossi. Stefania, benvenuta. Stefania, tante cose perché erborista, naturopata, oggi in particolare direi floroterapeuta, perché è proprio di un libro dedicato ai fiori utilizzati in maniera molto particolare, che ci vogliamo concentrare. Lascerei a te il compito di dirci almeno il titolo di questa pubblicazione, che tra un po' avrà un compagno, peraltro. Però intanto partiamo da questo. Certo, cominciamo con questo che si intitola appunto La floriterapia oltre Bach. Ecco, già un titolo che ci permetterà di parlare di floriterapia, quindi cercheremo di capire di che cosa si tratta. Abbiamo un nome, Bach, che qualcuno potrà confondere, ma vedremo di fare chiarezza anche su questo nome, ed è un libro dedicato in particolare ai fiori californiani. Sì, con sottotitolo appunto I fiori californiani. Vi faccio vedere la copertina di questo libro, ricordiamo anche la casa editrice, Stefania. La casa editrice L'età dell'acquario, del gruppo Lindau di Torino. Benissimo, allora ecco. Intanto abbiamo fatto questa brevissima introduzione, tra poco entreremo tra le pagine di questo libro, vedremo di scoprirlo molto da vicino. Io intanto tolgo la parola a Stefania Rossi, andiamo avanti con la cronaca. 30 milioni di euro tra oneri previdenziali, fiscali e contributivi non versati, 18 milioni di euro in contanti, titoli di società ed immobili sequestrati sono alcuni dei dati emersi nell'operazione della Guardia di Finanza di Padova, che ha proceduto a numerose perquisizioni tra Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Toscana. 21 le persone indagate, tra i destinatari di ordinanze di custodia cautelare in carcere per il reato di associazione per delinquere finalizzata all'evasione fiscale. Secondo le stime della Guardia di Finanza, il sodalizio criminale incassava denaro per oltre 10.000 euro giornalieri, frutto dei saldi non versati alle casse degli enti previdenziali dai titolari delle cooperative, che invece li consegnavano ai capi dell'organizzazione finiti in carcere, che li reinvestivano in attività lecite come bar e negozi. Tra i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare anche un consulente fiscale che lavorava a tempo pieno per la banda e aveva il compito di fabbricare documenti che facessero apparire in regola la situazione contabile delle numerosissime cooperative intestate a titolari di comodo. Sotto la copertura delle cooperative riunite in consorzi, centinaia di lavoratori, in maggioranza stranieri ma con anche molti italiani tra le fila della manovalanza, si aggiudicava i servizi di facchinaggio di importanti gruppi industriali del settore alimentare e soprattutto del nord Italia. Esercitava la professione di medico anche in pronto soccorso, ma non aveva neppure il diploma di scuola media superiore. Lo hanno scoperto i carabinieri di Verona, che con il supporto del NAS e della Polizia Municipale Scaligera hanno denunciato l'uomo, che si era impossessato dell'identità di un reale medico per poter così esercitare la professione all'interno del pronto soccorso e case di cura nelle province di Verona, Brescia, Torino e Pordenone. Le indagini hanno accertato l'esercizio abusivo della professione medica con specializzazioni in medicina estetica all'interno di un centro estetico e di un policlinico specialistico di Verona. Rimaniamo a Verona perché 10 milioni di uova sono state sequestrate dai carabinieri del NAS di Padova e del reparto analisi per la tutela della salute in una ditta specializzata nella fornitura di ovoprodotti destinati a industrie dolciarie nazionali. Il controllo in vista degli approvvigionamenti autunnali di prodotti base per la realizzazione dei dolci tipici natalizi ha permesso di scoprire che in un magazzino di questa ditta veronese le uova venivano stoccate senza rispettare le corrette condizioni igienico-sanitarie, a temperature non idonee, con percolati di uova rotte, il tutto in presenza di insetti roditori e relativi escrementi. Visto il cattivo stato di conservazione del magazzino, il personale del NAS ha operato il sequestro penale dell'intera partita, pari a 10 milioni e 300 mila uova, per un valore commerciale del prodotto finito di 2 milioni di euro. L'attività ispettiva è proseguita anche all'interno dell'area di sgusciatura e lavorazione, dove sono state riscontrate diffuse situazioni di sporcizia risalenti alle precedenti lavorazioni. È stata richiesta all'autorità sanitaria l'inibizione all'uso dell'intera linea di lavorazione dell'azienda fino all'adeguamento ai regolari criteri igienici. È stato trovato privo di vita dalle squadre del soccorso alpino su un sentiero a Tigo di Resia, nell'Udinese, il pensionato di 67 anni del quale non si avevano notizie da ieri pomeriggio, quando non è rientrato a casa dopo essere uscito per una passeggiata. Alla ricerca hanno partecipato il soccorso alpino e la Guardia di Finanza. Secondo i primi accertamenti, il pensionato sarebbe stato colto da malore durante la passeggiata.
Una vita spesa per il prossimo è quella di Donaldo Brendolan, missionario della diocesi di Vicenza in Ecuador, che ha condiviso parte delle sue memorie e dei suoi pensieri in un'intervista a Giulia Salmaso. Sentiamo. Un fiume in piena che trabocca di fede e passione per l'uomo. È così che si presenta a noi Donaldo Brendolan, missionario Fidei Donum in Ecuador per la diocesi di Vicenza, quando lo incontriamo in quelli che furono gli studi di Radio Gambellara, ora Radio Goccioline. Originario proprio di Gambellara, nella profonda provincia vicentina, al Presule per qualche periodo in Veneto, e tra le varie cose ricorda con noi il momento della sua importante scelta di vita. Gli ho detto: papà, sarò prete. E mi ricordo che ha fatto un sorriso che mi è rimasto qui impresso nella mente, e 50 minuti dopo è andato al Padre Eterno e io sono nato dalla sua morte. Non solo la morte di Cristo è il principio del sacerdozio, non il Giovedì Santo, ma anche la morte di mio padre. Oltre alla sua attività pastorale in Sud America, Donaldo è anche formatore d'eccellenza, professore di dogmatica all'Università Pontificia di Quito, dove segue le future generazioni di preti ecuadoregni tra mille difficoltà. La Chiesa è una santa cattolica e apostolica, non sempre gli uomini sono uniti, santi, cattolici e apostolici. Una cosa che immediatamente ti balza agli occhi è la mancanza di cultura. Quelli che sono nel primo anno di teologia hanno un vuoto alle spalle impressionante, quindi bisogna essere tenaci, non mancare mai, essere un poco tedeschi in questo senso, il sorriso, perché gli ecuatoriani possono essere colpiti, possono sentirne di tutti i colori, ma devi avere il sorriso, perché se sei arrabbiato ti girano le spalle e se ne vanno. Ma l'impegno forte della sua missione tra i giovani che in Ecuador si avvicinano con fiducia alla Chiesa, in centinaia, a volte in migliaia, e per i quali Donaldo vive il suo carisma donando una ricetta di fede e di cultura. Ho capacità di rinunciare a qualcosa per andare verso il Signore, dico io, fa felici? E allora i due sacramenti che sto chiedendo a loro fortemente, sono in questa linea un poco donboschiano, Eucaristia e confessione. Recuperare la confessione. Un giovane senza confessione, non mi dicano qui in Italia come in altre parti, che si forma. Torniamo alle notizie. L'1,7% degli operai veneti farebbe uso di sostanze stupefacenti. A rilevarlo è una ricerca del Dipartimento delle Dipendenze dell'ULS 20 di Verona, condotta nei laboratori dell'ospedale Fracastoro di San Bonifacio. Sono stati esaminati circa 4.000 operai che svolgono mansioni a rischio provenienti da Verona e provincia, ma anche da aziende del Padovano e del Vicentino. Il 97% del campione è costituito da maschi, l'89% è di nazionalità italiana. Di questi, l'1,7% appunto, tutti maschi, è stato trovato positivo alle droghe. Sono uomini in gran parte nella fascia d'età che va dai 40 ai 44 anni e non c'è nessun minorenne. Nell'81% dei casi sono stati trovati positivi alla cannabis, nel 12,5% agli oppiacei, alla cocaina nel 6,5% dei casi. Non so alla fine cosa decideranno di fare le altre organizzazioni di categoria, ma una cosa è certa: noi non sciopereremo. Gli automobilisti padovani possono dunque star tranquilli per i prossimi 3 giorni, non c'è nessun rischio di restare a secco di benzina e gasolio. I benzinai dell'Ascom, infatti, le dichiarazioni arrivano appunto dall'Ascom, hanno deciso di non aderire alla manifestazione di protesta, pur condividendo da un lato le difficoltà del comparto e dall'altro la necessità di giungere ad un diverso rapporto con le compagnie petrolifere. Insomma, motivazioni sacrosante, ma strumenti di protesta secondo l'Ascom inadeguati. E rimarrà aperta anche la maggior parte dei distributori di benzina del Veneziano. Il sindacato dei gestori di impianti stradali carburanti ha infatti annunciato che non aderisce allo sciopero indetto a livello nazionale. E siamo arrivati al momento della chiacchierata con la nostra ospite Stefania Rossi, abbiamo detto erborista, naturopata, oggi in particolare floriterapeuta, perché presentiamo questo libro, La floriterapia oltre Bach. Ve lo faccio vedere di nuovo, eccolo qui, questo è il primo di, spero, una lunga serie. Intanto di sicuro arriverà il compagno di questo libro. Quindi torniamo un po' ad elevare i toni, ad elevare i contenuti di questo telegiornale. Abbiamo sentito la testimonianza molto bella, molto intensa di un missionario. Oggi, adesso, in questo momento, ci dedichiamo al nostro spirito, alla nostra interiorità, lo facciamo attraverso la floriterapia. Io partirei proprio, Stefania, se sei d'accordo, col dire proprio veramente in pochissime battute che cosa intendiamo per floriterapia, anche per evitare magari
magari un po' di facili incomprensioni nei confronti di questa disciplina, mi verrebbe da chiamarla. Sono d'accordo che è una disciplina, quindi è un intervento floreale su disarmonie emozionali, quindi si lavora con essenze ricavate da fiori specifici grazie ai quali si può modificare uno stato di malessere o di disagio di natura psico-emozionale fondamentalmente, quindi niente a che vedere con l'allopatia o con l'omeopatia, è una via ben precisa che utilizza esclusivamente essenze ricavate da fiori selvatici. Ecco, diciamo anche che il floriterapeuta non si sostituisce in alcun modo mai ad altre figure mediche professionali qualificatissime che nei casi di disagio particolarmente accentuato ha invece un ruolo assolutamente preminente, assolutamente prioritario nella gestione di una problematica che si può manifestare anche attraverso scompensi di carattere psicologico e relazionale. Certo, quindi questa certo. è una cosa che secondo me va chiarita, perché nessuno vuol prendere il posto di nessun altro, ognuno cerca di aiutare chi ha di fronte con gli strumenti e le opzioni che la natura in questo caso mette a disposizione. E allora, siamo partiti dalla prima riga del titolo, cioè la floriterapia. Certo. Questo titolo però dice anche oltre Bach. Questa parola, questo nome Bach potrebbe indurre in errore più di qualcuno. Chi era il signor Bach? Allora, intanto non lo confondiamo con il grande musicista. Esattamente, e questo è il primo chiarimento. E questo è il primo fare. Punto. Bach è il cognome di un medico inglese, Edward Bach, che a fine 800, primi 900, scoprì questa via. Era un medico, già allopatico, omeopata, quindi un ricercatore, che trova questa via molto dolce come via complementare. Infatti sono completamente d'accordo con quanto hai appena detto, perché ovviamente il floriterapeuta si pone a latere di qualsiasi percorso terapeutico intrapreso dai propri pazienti e naturalmente offre questa via molto gentile dei fiori. Quindi Bach è il fondatore, il pioniere della floriterapia in Occidente. Quando si dice oltre, è tutto ciò che segue al lavoro svolto da lui. Dopo la sua morte, infatti, altri hanno preso in mano quindi questa... Quindi è una continuazione. Esatto, c'è una continuità nella ricerca, quindi dottor Bach muore nel 1936, quindi siamo prima della Seconda Guerra Mondiale, e negli anni 60 nascono le nuove vie della floriterapia mondiale, fra le quali fiori appunto che crescono in ecco, qualche modo. Diciamo che è un'espansione, no? Sì. Perché si va oltre l'Europa, si va oltre l'oceano e si finisce nel secondo repertorio post-Bach più importante al mondo, che è quello appunto californiano, quello infatti, che viene trattato in questo infatti, libro. Infatti, perché questo libro si dedica in maniera specifica proprio ai fiori californiani. Cosa hanno di così particolare? Perché ti hanno affascinata al punto da decidere di scrivere un libro peraltro devo dire impegnativo, non è una lettura che si fa sotto l'ombrellone, chiacchierando con gli amici, è una lettura che proprio per le caratteristiche stesse della floriterapia richiede un'applicazione, sì. Attenzione, sì, un po' di impegno particolare, ecco. Sì, ma devo dire è scritto molto bene, ci sono alcune riflessioni, alcuni estratti da scritti molto suggestivi, quindi non è semplicemente un trattato tecnico, no, tutt'altro. No, tutt'altro. Anzi, torniamo anzi. Ai fiori californiani. Sì, certo, i fiori californiani come fiori che nascono in un'area, appunto quella della Bassa California, in un'area molto selvaggia, quindi luoghi contaminati e con delle energie particolari, quindi anche il fattore climatico influisce molto sulla presenza del principio attivo e sulla potenza energetica di questi esemplari, di questi fiori. Che ci aiutano soprattutto, diciamo che, in quali contesti, per quali difficoltà? Varie aree della nostra, diciamo, vita personale, per cui in questo libro ad esempio si cerca di creare come un percorso, che è il percorso di crescita di ogni essere umano, no? Si comincia con l'infanzia, preadolescenza, adolescenza, giovinezza, età adulta, con tutte le tematiche che conducono poi alla vecchiaia fino al momento della morte, e che si parla anche di accompagnamento al morente, quindi i fiori che con noi viaggiano nei nostri passaggi, vivono insieme esatto. a noi, in qualche modo ci aiutano a vivere meglio la nostra vita, no? Ecco, perché e già è un grandissimo risultato, grande dono, un dono gentile, diciamo così, pure che è una via che non ha controindicazioni, non ci sono effetti collaterali, per cui
c'è questa dolcezza che li rende ad esempio molto, molto ricercati per i bambini, per le persone molto sensibili o per coloro che comunque, non avendo problematiche particolarmente importanti, esatto, vogliono semplicemente facilitare in se stessi i passaggi importanti della propria vita, come può essere la ricerca di un lavoro. È un volersi bene. E abbiamo un minuto ancora, Stefania. Sì. Dicevamo che questo libro avrà un compagnuccio tra poco, pochi mesi, un altro libro, hai già deciso il titolo e soprattutto il soggetto. Sì, esatto, si tratta di continuare sempre la ricerca nel campo della floriterapia, in questo caso andiamo ancora più lontani, andiamo in Australia, quindi i fiori australiani. Il lieto evento per quando è programmato? Dunque dovrebbe uscire, anzi uscirà con certezza a gennaio 2011. Gennaio 2011, ecco. Quindi aspettiamo la nascita di questo nuovo libro dedicato ai fiori australiani, vedremo di scoprire magari qualche cosa in più su questo modo gentile, come dicevi, di accompagnare le diverse fasi della nostra vita. Io ringrazio veramente tantissimo Stefania Rossi per averci fatto compagnia, per averci fatto anche conoscere questa disciplina che accompagna altre discipline mediche molto rigorose, quindi sa stare al suo posto in qualche modo. Grazie allora a Stefania Rossi per averci fatto compagnia, con voi invece l'appuntamento molto più semplicemente alle 16.30 con l'edizione flash del TG, a più tardi. Grazie.